Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli finiscono dalla polizia durante il loro viaggio negli USA. Guai in vista per gli ex Geffini italiani? Katia e Ascanio sono una delle coppie del Grande Fratello più amate dal pubblico. I due si sono conosciuti 20 anni fa nel reality show più popolare della televisione e non si sono mai lasciati. Insieme hanno formato una famiglia e sono molto seguiti sui social. Ad essere più famosa è la Pedrotti, che oggi lavora come influencer e ha un profilo su Instagram, @miss_katia, che ha più di 600.000 followers. I suoi seguaci sono per lo più fan del GF e soprattutto delle prime edizioni dello show. Perché Katia e Ascanio piacciono al pubblico? I due hanno mantenuto la loro semplicità e questo rende la coppia molto genuina. Inoltre la loro storia d'amore è una favola e trasmettono valori positivi. Katia Pedrotti, inoltre, è un influencer beauty e rimarca gli interessi di molte donne e ragazze. Rispetto a molte delle sue colleghe, l'ex Geffina è molto semplice ed è per questo che fa di lei una delle influencer più amate. Ma cosa è accaduto a Katia e Ascanio negli States? Katia e Ascanio dalla polizia negli USA, cosa è successo? Recentemente Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono andati negli Stati Uniti, inseguendo il loro sogno americano, nonché un viaggio alla scoperta del bellissimo paese. Con loro ci sono anche i figli e stanno vivendo una magnifica vacanza, testimoniata da storie, video e fotografie. La famiglia si sta divertendo un mondo, come mostrano i video, che vedono i figli molto felici del loro viaggio negli States. Poi Katia e Ascanio si sono fotografati dentro un'auto della polizia e molti si sono chiesti cosa sia successo. I due si sono fotografati in una macchina blindata della polizia ma non sono stati arrestati, ha rassicurato Katia. Infatti appaiono sorridenti e per rassicurare i followers Katia scrive, "Quando a darti un passaggio per il golf course è il poliziotto più gentile d'America. Ma tu dentro quella macchina ti senti un po' galeotto e poi tagga Ascanio Pacelli con lo sguardo un po' perso. La foto è diventata virale, ma non ha destato preoccupazione perché Katia ha spiegato subito che non è successo niente e che non sono dentro l'auto della polizia per aver commesso qualcosa.